nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Godi e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, hai inondato di gioia il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Per i meriti della sua madre, la Vergine Maria, concedi a noi di giungere ai gaudi della vita eterna per Cristo nostro Signore. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri del dolore. Ricordiamoci che la chiave di lettura della passione di Gesù è l'amore. Perché Gesù ha sofferto? Per amore nostro. Perché si è lasciato aggredire dalla nostra cattiveria? Per amore nostro. Per vincere il potere devastante del peccato con il potere sanante della sua infinita misericordia. Il primo mistero ci presenta Gesù che prega, soffre fino a sudare sangue nell'orto di Getsemani. Soffre non perché i peccati tolgono qualcosa a Dio non possiamo togliere niente. Soffre perché con i peccati ci facciamo del male. Il profeta Isaia scrive: a motivo dei vostri peccati siete diventati come un muro pieno di crepe che improvvisamente cade. Preghiamo perché tutti capiscono che il peccato è male, perché fa male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci presenta Gesù che viene flagellato, una pena terribile, talvolta alcuni morivano proprio durante la flagellazione, e Gesù viene colpito da più di 100, circa 120 colpi, è impressionante. Doveva essere tutta una piaga il corpo di Gesù. Se noi gli potessimo chiedere, ma perché, Signore? Ci risponderebbe, per amore tuo, per dirti che l'amore di Dio è vero, è vero, è fedele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù che per beffa viene coronato con una corona di spine, viene deriso, sputacchiato addirittura, schiaffeggiato da un servo, una scena straziante. Ma perché? Non è possibile capire questo mistero se non ricordando le parole di Gesù: io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo, c'è un altro mondo. Aveva ragione Madre Teresa quando diceva: state attenti, il più bello deve ancora venire. E Gesù ha sofferto per togliere il macigno che ci impediva di entrare nella festa del cielo. Ha sofferto per questo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Il quarto mistero del dolore
ci presenta Gesù che va verso il Calvario, una grossa salita, portando la croce sulle spalle, insieme a due ladroni, pensate che compagnia. Però c'era la madre, sempre fedele, Maria era accanto e sicuramente Maria condivideva tutta la sofferenza di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Madre nostra cara, tu hai conosciuto il dolore, ma l'hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo Figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché siamo tanto deboli nella fede. Donaci almeno una briciola
della tua fede. Amen. Il quinto mistero del dolore ci porta sul Calvario. Gesù è crocifisso insieme a due ladroni, ma notate, i due ladroni vivono la stessa situazione, ma hanno una reazione diversa, perché il cuore era diverso. Un ladrone sfida Gesù e gli dice: se sei il Cristo, scendi dalla croce e salva te stesso, anche noi. L'altro, con una grande delicatezza, gli dice: ma non hai il timore di Dio, neanche ora che sei condannato alla stessa pena. Ma noi giustamente paghiamo il prezzo di quello che abbiamo fatto, ma lui non ha fatto niente di male. Quindi conosceva Gesù, sapeva in qualche modo chi era Gesù. Si permette di dirgli: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E aveva davanti un crocifisso, ma aveva capito che quel crocifisso non era uno sconfitto, era un vincitore, vinceva con l'amore. Per questo si appella a lui: ricordati di me. È una delle più belle preghiere. Pensate, la scena della crocifissione attraversa la storia. Si può dire che i crocifissi sono un po' dappertutto. Quante persone sono morte baciando il crocifisso? Pensate soltanto a un fatto più recente. Nel 1957, aveva 59 anni, lo scrittore e regista Curzio Malaparte era in una clinica qui a Roma, gravemente ammalato. Gli stava vicino un sacerdote, padre Virgilio Rotondi, ma Curzio aveva detto: venga da amico, ma non da prete, io non ho la fede. Però qualcosa si mosse nel cuore. L'8 giugno 1957 chiese: voglio il battesimo, voglio morire tra le braccia di Gesù. Venne battezzato, visse soltanto poco più di un mese, morì 19 luglio, ma nei giorni precedenti non faceva altro che dire: padre, andiamo. Ma dove vuoi andare? Voglio andare da Gesù. E l'ultimo giorno ha voluto baciare il crocifisso, ha sorriso ed è morto sicuramente dalle braccia di Gesù. Queste sono le vittorie di Dio, questi sono i veri miracoli, il cambiamento del cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la forza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per voi, Santa Madre di Dio, prega per voi, Santa Vergine delle Vergini, prega per voi. Prega per noi, Madre della Divina Grazia.
Preghiamo insieme. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito di amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Invochiamo la benedizione del Signore perché arrivi in ogni casa, in ogni famiglia e porti la pace, la serenità, la consolazione che soltanto Dio può dare. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita piena di carità. Andiamo in pace.